Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto il tanto atteso tutorial su come difendere. In particolare ci andremo ad analizzare quella che è la seconda frazione di gioco che ho disputato contro un giocatore a circa 2040-2050 punti Rivals, per cui stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello, e andremo a vedere quelle che sono le dinamiche principali di quest'anno per quanto riguarda la fase difensiva, a partire da quello che è il raddoppio e a partire da quello che è lo switch. Quindi mettetevi comodi, perché come al solito questo è un video che ogni anno mi viene tanto richiesto. Senza perderci in chiacchiere, passiamo subito all'analisi della partita. Eccoci qua dunque nella seconda frazione di questo match, che è stato veramente molto tirato, molto combattuto. Come potete vedere è il 46esimo, il parziale è di 1-1. Mi ritrovo ad attaccare da sinistra verso destra con il mio consueto kit rosso-blu. Qui una manovra, come vi ho fatto vedere all'interno di quello che è il tutorial dell'attacco, abbastanza lenta e ragionata, per permettere a tutti i miei uomini di salire e di prendere posizione all'interno dell'area di rigore, nonché di far sì che si vada a schiacciare la difesa avversaria, che però scivola via per questo passaggio incauto da parte di Mbappé. Ed iniziamo ad analizzare immediatamente la difesa, perché la difesa inizia a partire dai nostri giocatori offensivi, che non devono assolutamente essere passivi, perché la prima cosa con la quale si va a sbagliare e tirar fuori i nostri giocatori d'attacco e iniziare a difendere anche in questi frangenti, già con terzino, centrocampista, eccetera, che è l'errore più grave e comune, perché va a creare una serie di varchi e solchi all'interno della nostra retroguardia. Quindi io qui che cosa vado a fare? Banalmente, cerco di andare a ridurre quella che è la distanza, ok, tra quello che è il suo portatore di palla e il mio giocatore di fascia, perché è il suo praticamente marcatore diretto in questo caso, cercando di andargli ad accorciare quella che è un'eventuale linea di passaggio, sia verso quello che è l'uomo di riferimento, verso la mia area di rigore, sia verso quello che è l'avversario in posizione più arretrata, quindi Kimpembe in questa zona di campo qua. Quindi che cosa vado a fare? Seleziono Vinicius e lo vado a fare appunto con l'L1 in questo caso. Nel contempo vedete che su Mbappé c'è l'indicatore verde. L'indicatore verde significa che sto schiacciando il raddoppio. E cosa succede? Vuol dire che il giocatore più vicino al mio Vinicius, ovvero appunto Mbappé, andrà ad accorciare verso il portatore di palla, quindi andrà a cercare di ridurre questa zona qui. E questo mi permette, adesso andiamo a vedere, di potermi gestire il pressing già a partire dalla sua metà campo, per evitare di farlo ragionare. Quindi tasto del raddoppio, che ricordo si esegue con il tasto del tiro di precisione, quindi R1 e R2 nel momento in cui non avete la palla tra i piedi. Quindi guardate qui come con Vinicius vado a cercare di ostruire quella che è un'ipotetica linea di passaggio. Nel momento in cui vedo che il passaggio ormai è partito, non lo vedete dallo schermo per via della mia visuale, ma vedete dalla minimappa che io sono andato a selezionare qui sotto Hakimi. Questo perché, per la stessa logica, vado sempre a cercare di ridurre quella che è la distanza tra il portatore di palla avversario e il mio giocatore più vicino ad esso, quindi in questo caso Hakimi, che andando a stringere alle spalle di Mbappé gli dà ovviamente fastidio nel poter andare a manovrare, perché Mbappé di spalle, se c'è Hakimi dietro, sicuramente non può puntare la mia area, quindi io vado già a stringere in questa situazione. Subito dopo aver avvicinato Hakimi, come vedete vado a passare la palla su Kanté con l'L1, perché avete visto che nel momento in cui, guardate, vi faccio rivedere l'intera sequenza, nel momento in cui si viene a generare questa situazione, su Kanté c'era un altro indicatore, eccolo qua, c'era quell'indicatore un po' rosso, un po' più in trasparenza, che quello è il giocatore che voi prendete nel momento in cui switchate con l'L1, perché io vi ricordo che per switchare, come regola aurea, io utilizzo l'L1 per prendere i giocatori che hanno l'indicatore, come ad esempio in questo caso ce l'ha De Jong, quindi se volessi prendere De Jong schiaccerei l'L1, e l'analogico nel caso in cui magari volessi prendere Vinicius, e quindi andrei a fare una rollata di analogico destro nella direzione di Vinicius, quindi per i giocatori più lontani l'analogico. Con Kanté stesso discorso, vado ad avvicinarmi contestualmente al suo Fred, ma vedete che faccio anche questo movimento, diciamo a pendolo, per andargli a chiudere un'eventuale linea di passaggio. Lui con Fred vedete che arretra, perché sa che è pressato da Kanté, e quindi va a cedere il pallone. Cede il pallone nella zona
del suo di Kanté. E io che cosa faccio? Vado a prendere De Jong. In questo caso ero passato prima su Messi perché quest'anno gli switch non li prende tutti bene, ma la giocata era andare prima su De Jong. E vedete che con De Jong io sono già immediatamente davanti a quello che è il suo possibile ricevente del passaggio, e in più vado a fare questo movimento per cercare di andare ad accorciare anche sul suo portatore di palla ed evitare che Kanté vada ad avanzare in maniera indisturbata. Vedete, quindi io qui mi avvicino su quella che è la diagonale per tagliare la linea di passaggio, mi avvicino, faccio il contrasto e il pallone lo recupero anche. Perché ho letto la situazione, ho switchato il mio De Jong, che era il giocatore più vicino al suo portatore di palla, e ho cercato di ridurre quella che era la distanza. E questo ha avuto un esito positivo recuperando il pallone. Messi poi la stava trollando, però per fortuna ho completato bene questo disimpegno. Vado ad impostare poi la manovra con Hakimi sbagliando il passaggio, e qui si viene a ricreare un'altra volta la situazione difensiva con Kanté che va a stringere verso Ginola, Hakimi che vado a selezionare perché vedete che il suo Mbappé mi sta scappando alle spalle, quindi per evitare che Mbappé vada alle spalle, se io tenessi Kanté e andassi ancora qui a marcare, Hakimi sarebbe fermo e lui avrebbe lo scarico facile su Mbappé. Quindi dovete sempre cercare di marcare quelli che sono i giocatori più attivi dell'avversario. Qui Ginola che sta portando palla, ve lo andate a marcare di raddoppio con Kanté, non ve lo andate di certo a marcare con Hakimi tirandolo via dalla sua marcatura. Difatti io qui vado semplicemente ad arretrare per evitare guai peggiori. Vedete come qui Mbappé non è più in vantaggio, Ginola si è allargato e con raddoppio ho stretto con Kanté, e Kanté adesso me lo vado a selezionare perché il pericolo adesso diventa Ginola, quindi vado a cercare di tagliargli quelle che sono le linee di passaggio, vedete, rimanendo a temporeggiare con l'L2. Quando invece voglio avvicinarmi a Ginola vado ad utilizzare anche il tasto della corsa per avere questo scatto esplosivo. Avete visto Kanté come ha fiondato le sue gambine su Ginola, arrivando quasi al recupero del pallone. Qui vedete ancora una volta si viene a creare questa situazione dove a questo punto il giocatore più attivo è Fred, e io quindi lascio Kanté e vado a selezionare De Jong, perché con De Jong vado a ridurre quella che è la distanza di campo non solo tra il mio De Jong e il suo Fred, ma anche tra quella che è un'eventuale linea di passaggio e un'eventuale posizione di portatore di palla attivo, in questo caso del suo Kanté. Cosa che non succede, però guardate qui come il mio De Jong si ritrova sulla linea di passaggio evitando quello che è il passaggio su Kanté. La palla poi arriva in questo caso su il suo Neymar, che ha evitato la pressione dei miei due centrocampisti, e regà, qua non dovete avere paura, qua bisogna uscire col difensore centrale. Anche perché vedete Neymar in questo caso si ritrova in una posizione abbastanza pericolosa, ma è di spalle, quindi essendo di spalle voi potete tranquillamente andarlo ad aggredire per evitare guai peggiori. Quindi con Kimpembe io ci esco, perché nel tempo che lui si è girato ho ridotto tutta la distanza, boom, L2, tasto del contrasto, recupero il pallone. Vedete? Lì non dovete avere paura, perché se siete troppo passivi rischiate, come poi succede sempre, che lui vi controlla palla, vi entra in porta praticamente. Sbaglio ancora una volta il disimpegno, sono fasi un po' concitate, questa è la partita dove sto giocando male, e vedete ancora una volta è sempre lo stesso discorso, gli switch che vanno sempre a ridurre quelli che sono gli spazi tra i miei giocatori e il suo portatore di palla attivo. Vedete qua come con Kanté vado a chiamare il raddoppio di Mbappé, e a questo caso ho Kanté che marca il suo ricevitore qui. Poi c'ho Vinicius che marca il suo Mbappé. In questo caso cosa faccio? Prendo un Mbappé mio per ridurre la mia distanza tra il suo portatore e andare magari a braccare anche quelli che sono le linee di passaggio eventuali per dar fastidio. Quindi lui va a passare la palla su Fred che si gira, e qui ancora una volta vedete la minaccia più grande qual è? È questo Fred che mi punta Kanté o la palla che può andare da queste parti? La palla ovviamente che può andare da queste parti, quindi prendo De Jong per cercare di intercettare la linea e tagliare il campo. La palla passa e a questo punto il giocatore più vicino al suo portatore di palla è il mio Messi. Quindi vado a prendere Messi e cerco di ridurre la distanza tra me e quelle che sono le sue avanzate. In questo caso la palla arriva nella zona, nella stazione di Salah, e io vado ancora una volta a pressare con De Jong. Fino a quando vedete che questo Kanté mi deve ridurre questa distanza per evitare che arrivi un passaggio troppo facile, e allora vado a stringere e contestualmente con il raddoppio mi avvicino De Jong al suo Kanté per dargli fastidio. E forzando questo passaggio, anche perché l'angolo di visuale non era proprio dei più eccellenti, vado a recuperare il pallone grazie al suo errore, ma è un errore che è stato indotto dalla nostra pressione.
perché non dobbiamo essere passivi. Bisogna sempre cercare di trovare in fase difensiva una via di mezzo tra quella che è una passività, soprattutto quando dobbiamo magari arretrare coi centrocampisti, ma poi una fase attiva quando dobbiamo cercare di tagliare le linee di passaggio per rendergli vita difficile e non fargli fare ovviamente quello che vuole. Quindi io lo dico sempre, la fase difensiva è difficile perché deve essere un connubio di elementi. Certo, la base ci vuole a livello pratico, però bisogna essere anche bravi poi a interpretare la situazione. Qua sono fortunato, mi torna la palla, scarico dentro verso Mbappé, l'ho gestita bene e trovo la rete del vantaggio dopo una ventina di minuti praticamente in apnea passati a difendermi. Qui sfortunato che mi passa la palla sotto le gambe, però guardate come è sempre la stessa giostra tra Hakimi e Vinicius, poi prendo Kanté, ancora Vinicius, cerco di ridurre le distanze, con raddoppio mi sono portato Mbappé, De Jong in mezzo al campo che va a tagliare la linea, Kanté si allontana, si avvicina il mio di Kanté al suo portatore, qui ancora una volta avete visto avevo preso Varane per cercare di andare a ostruire il suo Ginola e guardate qua che lettura e con che switch mi sono andato a prendere Kanté, perché lui con Ginola fa un giro su se stesso, io cerco di punirlo con Varane, vedete, mentre è girato di spalle, perché tanto non è una minaccia se è così. Poi lascio perché era De Jong a questo punto il giocatore più vicino, avevo visto l'arrivo del suo Salah, quindi ho detto meglio che Varane torni all'interno dell'area di rigore. Io già ho capito che lui sta cercando questo passaggio nella zona del suo Fred, quindi ho selezionato preventivamente Kanté e vado a tagliare questa linea di passaggio. Boom, palla recuperata, e una palla recuperata di questo tipo ti permette di poter fare un'intensissima manovra di contropiede se solo Vinicius non ci avesse, ve lo dico io che cosa, che purtroppo non ci permette di poter intervenire. Qui vengo mandato giustamente al bar e prendo gol. Ci sta, tutto nasce dall'errore di Vinicius. Cosa ho fatto qui che mi ha fatto prendere gol? Sono uscito troppo in maniera sconsiderata con Varane, perché ci sta qui andare a dare fastidio. Però nel momento in cui io sto vedendo che c'è questo Neymar con la manina, che significa inserimento, dovevo prendere Kimpembe, invece ho cercato di tagliare una linea con Varane che non potevo tagliare, l'ho inseguito portandolo fuori, ho preso Kimpembe in ritardo sulla sua skill mandandolo controtempo, lui mi è entrato in porta e mi ha fatto gol, giusto? Quindi qua l'errore è stato non aver switchato Kimpembe subito, ma aver tenuto Varane in maniera passiva. Perché? Perché avevo paura che con Kimpembe potevo fare danni, invece in realtà il danno l'ho fatto tenendo in maniera passiva Varane. Qui ci voleva una fase molto più attiva nell'andare a selezionare il mio altro difensore. Cerco di imbastire subito un'azione di kick-off, che vabbè, figuratevi, il kick-off degli altri è sempre più verde del nostro. Qui, ancora una volta, guardate come si difendono i filtranti quando ti parte l'uomo alle spalle. Questa è un'altra domanda che faccio quando quello sta tenendo palla e vuole fare il filtrante. Ragazzi, voi ve ne fregate che Ginola c'ha la palla qua, o Ginola come si chiama lui. Qui c'è un Neymar che sta partendo e noi questo Neymar che sta partendo lo tracchiamo andando a prendere Varane e correndo all'indietro. Quindi io che cosa faccio qui? Prendo appunto il mio difensore francese e inizio a scappare all'indietro. Il mio De Jong fa un ottimo intervento in recupero del pallone. Guardate come va a dare fastidio a Ginola. A questo punto è marcato Varane e riprende la solita giocata. Prendo Kanté in maniera tale che vado a dar fastidio. Accorcio la distanza col mio Mendy su Salah che è girato di spalle. Recupero il pallone. È sempre un gioco. La difesa è praticamente una costante fase in cui si prendono due giocatori, quello che utilizzate per il raddoppio e quello che utilizzate per switchare voi in maniera attiva, e deve essere uno switch rimbalzante tra questi giocatori in maniera tale che andate a dar fastidio all'avversario. Qui vedete ancora una volta, mentre sta scattando l'uomo alle mie spalle, qui lui è a Fred, poi prende Mbappé. Qui mi sta partendo Ginola, io che cosa faccio? Mica gli vado a stringere con Kimpembe su Mbappé, assolutamente no. Vado a scappare all'indietro per impedire che arrivi un passaggio diritto sui piedi del francese. Quindi è quello che proprio succede, vedete come mi metto sulla linea a temporeggiare con l'L2. Lui non può dar più la palla e la deve dare al Neymar, che però era marcato da De Jong. Quindi recupero palla ancora una volta in posizione abbastanza buona, però il nostro avversario anche egli sta facendo un'ottima fase difensiva con questi recuperi palla alti, e io invece sto un po' cadendo in quella che è la sua trappola, perché sto velocizzando troppo la manovra. Anche qui con questo Fred lui esce veramente veramente alto, però sono fortunato nel rimpallino. Mancano 15 minuti, quindi sono le fasi della partita dove magari si sente un po' più la mano che trema, no?
dove gli switch iniziano a essere sbagliati, si inizia a fare anche delle scelte un po' più di timore, ma non dovete farle perché nel momento in cui iniziate ad aver paura del risultato è praticamente molto molto facile che vandate a prendere gol perché vi abbassate, vi schiacciate e succedono i guai. Tra poco vi faccio vedere pure un'altra situazione perché spesso e volentieri me la chiedete quando si schiaccia troppo la difesa che cosa succede, ma là vi dico non è un male, anzi. Lui qui mi dà questa grandissima palla verso Salah, cerca ancora una volta di manovrare, vedete io come qua con Mendy e Messi vado a cercare di stringere e poi qui prendo De Jong per limitargli quella che è l'azione di passaggio filtrante. Per fortuna poi Neymar era finito in fuorigioco e quindi svento la minaccia, cambi tattici per il nostro amico che mette anche il pressing e sapete il pressing quanto è assolutamente sbroccato. Mi chiedete tante volte come fare, come fare, come fare per evitare che la difesa si schiacci. Regà, la difesa si schiaccia, è proprio fatto col gioco che è così. Più l'avversario porta il pallone, più voi avete la difesa che vi va all'indietro. Come fate per evitare che succeda ciò? Dovete fare la trappola del fuorigioco, quindi sotto sotto, due volte con le freccette per attivare la trappola del fuorigioco. E poi in quelle situazioni in cui si va a verificare questa situazione, dovete cercare di giocare di schermo, ovvero selezionando i due mediani che vi ritrovate davanti alla difesa o un mediano e una mezzala che vi fate indietreggiare e cercare di coprire quelli che sono gli uomini all'interno dell'area di rigore per evitare di prenderci il passaggio teso forte. Poi nel momento in cui si viene a generare una situazione in cui vedete che i vostri centrocampisti sono andati fuori gioco, boom, vi andate a prendere il difensore centrale per evitare appunto che ci siano guai peggiori e quindi l'avversario vada tranquillamente a girarsi all'interno dell'area, come vi ho fatto vedere all'interno del tutorial di attacco, che è quello bene o male, quello che si ricerca un po' di fare. Qui lui sbaglia questa giocata, bellissimo lo scambio tra Cruyff e Mbappé, mi sono giocato benissimo queste due occasioni avute nel secondo tempo con una gran freddezza, però vedete, qui magari non ho attaccato benissimo in questa seconda frazione di gioco, però ho difeso bene e se voi difendete bene, prima o poi un gol lo fate, quindi una buona difesa tante volte è anche meglio di un buon attacco. Certo, ci saranno gli Zemaniani che preferiranno vincere la partita con un gol in più dell'avversario, cosa che poi è successa anche in questo caso. Però, insomma, nel momento in cui voi siete molto attenti in fase difensiva, un gol prima o poi per inerzia è possibile che arrivi. Quindi, raga, mi raccomando, per quanto riguarda questo tutorial della difesa è tutto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Vi ricordo poi che potete passare tranquillamente in live sulla piattaforma Viola per continuare a vedere partite, chiedere cose, eccetera, eccetera. Vi ricordo tutti i partners in descrizione. Fatemi sapere dubbi e perplessità che magari ne parliamo nei commenti. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un salutone da Liberoschi, ciao!